Buongiorno a te telespettatori di Rete 8, posizione invidiabile, siamo nel comune di Capestrano, esattamente a Capodacqua, due passi dal fiume Tirino, da qui si vedono Maiella, Gran Sasso e Sirente, insomma è una posizione davvero lusinghiera. E parlavi di andamento del turismo in Abruzzo per il ponte di Pasqua. Ebbene, secondo la Coldiretti c'è stato un 15% di incremento di presenze per quel che riguarda gli agriturismi anche in Abruzzo. E noi abbiamo a fianco la presenza di Alfonso D'Alfonso, che si è sempre occupato di turismo e che tra l'altro è gestore di questo agriturismo, la terra di Solina, che ci dà conferma di quanto asserisce la Coldiretti. In Abruzzo qual è la situazione? Beh, in Abruzzo, così come io credo nel resto del paese, nel sistema Italia, gli agriturismi ormai sono delle destinazioni turistiche molto molto apprezzate. C'è stato questo incremento, veramente anche l'anno scorso eravamo il tutto esaurito. Diciamo che quest'anno la richiesta è stata ancora maggiore. E dicevamo prima con D'Alfonso che ci sono turisti che vengono dall'Italia, in particolare dal nord Italia, poi abbiamo ascoltato alcuni ospiti di Torino e di Verona che hanno fatto i complimenti ad Alfonso e anche hanno espresso parole lusinghiere per l'Abruzzo, ma ci sono poi molti inglesi, americani, ci sono persone che vengono dai Paesi Bassi, dal nord Europa, dalla Germania, che hanno delle case ristrutturate soprattutto nei centri dell'interno dove dimorano stabilmente oppure in maniera stagionale. Insomma, forse noi abruzzesi ci sottovalutiamo? Diciamo che ci stiamo rivalutando come capacità nel definire un'offerta veramente come dire, performante. Dicevi benissimo, ci sono tantissimi inglesi e non soltanto inglesi che vengono ad acquistare casa, ma vengono soprattutto anche per frequentare gli agriturismi. Perché questo? Perché l'agriturismo non è come veniva percepito un tempo, il luogo dove si pagava poco e si mangiava tanto, ma è il luogo dove si fanno delle esperienze nelle aziende, nell'ambiente, ma soprattutto si fa una esperienza nel piatto, perché il piatto ben presentato con prodotti autentici e raccontato è un'esperienza unica e irripetibile che il turista può fare. Mare, montagna, qual è il bilancio per questa Pasqua? È possibile farlo? Possiamo fare una previsione, diciamo intanto che ormai non c'è più rivalità tra mare e montagna, siamo riusciti a convergere tutti per costruire un'unica grande destinazione che è la destinazione Abruzzo. Mare e montagna sicuramente entrambi in crescita. Carmine, non so se hai qualche domanda da studio per Alfonso D'Alfonso. Sì, sono incuriosito dall'aspetto gastronomico delle immagini che iniziano a susseguirsi dalle cucine, insomma, per capire anche l'aspetto degli agriturismi dedicato proprio alla preparazione di piatti che raccontano il territorio e che soprattutto sono legati alle colture che sono presenti nella zona. Ecco, se l'amico Alfonso ci dice qualcosa in più rispetto a ciò che l'Abruzzo di quella particolare valle del Tirino può offrire in questa stagione. Sì, sono prodotti che il nostro Andrea Berardinelli, il nostro operatore, come puoi immaginare, ha ripreso in maniera estasiata. Diceva il direttore che ci sono prodotti che voi avete rivalutato e ripreso, come mi diceva prima il grano di Solina, e prodotti che vengono apprezzati non solo in Abruzzo ma in tutta Italia. Certo, la Solina è uno di quei prodotti recuperato, non riscoperto dagli agricoltori, ma recuperato e portato nelle tavole dei turisti non solo, che ormai appartengono alla cultura enogastronomica della nostra regione, grazie sicuramente a Slow Food e grazie anche a chef come Nico Romito che della Solina hanno fatto una materia prima che non manca mai nei suoi menù. Velocemente, e poi ti restituisco la linea, non solo agnello ovviamente, non solo gnocchi, pecorino e altri prodotti pasquali, perché gli agriturismi sono in grado di proporre menù anche per i vegani e i vegetariani.
Il vegano, i vegani, i vegetariani sono clienti che vanno rispettati per i loro gusti alimentari, vanno rispettati e vanno accolti, e le materie prime che abbiamo, che la natura ci dà, sono tali che possiamo soddisfare anche queste richieste. Ringraziamo allora Alfonso D'Alfonso, titolare dell'agriturismo La Terra di Solina, che ha parlato anche a nome degli altri produttori e soprattutto degli altri imprenditori agrituristici, a cui va il nostro in bocca al lupo proprio per Pasqua e per Pasquette. Con l'acquolina in bocca, io ti restituirei la linea. Da Capestrano è tutto, da Capodacqua a te la linea.